Nel video di oggi andremo a vedere tutti quanti i nuovi leaks ufficiali sulla Season 5 di Fortnite e sul nuovo evento di questa stagione 4 e vi farò vedere anche una skin che potete sbloccare tutti quanti voi nel vostro armadietto completamente gratis. Perciò lasciate like e iscrivetevi in 5 secondi se anche voi volete sbloccare questa skin gratuita. 5, 4, 3, 2, 1, attivate ora la campanella delle notifiche. Come sapete infatti manca ormai soltanto un mese all'inizio della nuova stagione di Fortnite e probabilmente in questa season 4 avremo anche un evento finale, esatto, quindi mi raccomando guarda questo video fino alla fine se anche tu vuoi scoprire tutti i leaks in anteprima sull'evento, ovviamente sulla nuova stagione di Fortnite. Partiamo però dalla nuova skin che si può ottenere in una maniera completamente gratis qui su Fortnite e che assolutamente non dovete perdervi. Infatti con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Mers 2022 Fortnite con l'ultimo aggiornamento, ovvero il Fortnite Mers 2022, ha aggiunto tantissime ricompense gratuite, ma c'è una skin, raga, che Fortnite non ha ancora svelato, che si può ottenere, si potrà ottenere molto presto qui su Fortnite. E tutti quanti voi, anche senza pass battaglia, potete ottenerla. Ora vi spiego come fare, però, prima, sì, proprio tu che ancora non ti sei iscritto e non hai messo like, mettilo adesso, se vuoi scoprire come sbloccare questa nuova skin presto in arrivo. Beh, per riscattare questa skin è molto molto semplice, infatti sarà disponibile presto su Fortnite il nuovissimo evento Riavvia un amico, in cui andando a fare 50 livelli con un vostro amico che non gioca a Fortnite da molto tempo, comunque che ci gioca veramente poco, ora vi dirò precisamente i requisiti, potete sbloccare questa skin. Infatti dovrete fare praticamente 50 livelli account con questo vostro amico. Beh, ovviamente 50 livelli vi sembreranno tanti, ma tranquilli che ci sarà comunque abbastanza tempo e quindi potete farli tranquillamente. Mentre per quanto riguarda la schermata di caricamento, si potrà sbloccare con 10 livelli e il backpack con 25 livelli. Da quello che si sa, un amico idoneo dovrebbe essere un amico che ha giocato a Fortnite meno di 2 ore negli ultimi 30 giorni, quindi nell'ultimo mese. Quindi, beh, appena ovviamente sarà disponibile il nuovo evento di Riavvia un amico e si potrà ottenere questa skin, ci farò un altro video, quindi mi raccomando, lascia like e iscriviti. Mi raccomando, se non ti iscrivi al canale non potrai mai avere questa nuova skin gratuita. Ora però passiamo finalmente ai nuovi leaks sulla stagione e soprattutto sull'evento finale che avremo in questa season 4. Esatto, perché sì, ci sarà un evento finale, se volete scoprire quando sarà e come partecipare guardate questo video. Beh, ovviamente ancora non conosciamo tantissimi leaks, contando che manca circa un mese e qualche giorno alla nuova stagione di Fortnite, infatti non è stravicina, però diciamo che ormai siamo a metà season 4 e quindi possiamo iniziare a parlare e ci sono già abbastanza leaks sulla stagione. Non tantissimi, ma comunque qualcosa c'è. Per quanto riguarda l'evento finale, ancora in realtà non conosciamo niente, quindi secondo me dobbiamo ancora aspettare qualche settimana e Epic Games poi ci dirà precisamente quando sarà la data eccetera, perché dovrebbe esserci, però non è stato ancora confermato. Quindi state attenti, ovviamente iscrivetevi al canale se non volete perdervi le notizie ufficiali in anteprima. Mentre però sulla stagione 5 abbiamo delle notizie assurde che io vi giuro, raga, ho paura a dirvi perché? Beh, perché ci sarà un downtime dei server di ben 2 giorni tra stagione 4 e stagione 5. Questo è un leak leakato da un leaker molto famoso, quindi da quello che si sa è veritiero, poi non si saprà ovviamente se sarà veramente così o magari si è sbagliato, ma se sarà così, raga, ragazzi, vuol dire che la nuova season 5 conterrà delle novità davvero assurde e cambierà la storia di Fortnite per sempre. Infatti, raga, non c'è mai stato un downtime così lungo dal capitolo 2 di Fortnite. Infatti dal capitolo 2 a, cioè dal capitolo 1 al capitolo 2 c'era stato un downtime di 2 giorni, ma mai e poi mai c'era stato nel capitolo 3 di Fortnite. Cioè, nel senso, dal capitolo 2 al capitolo 3 abbiamo avuto un downtime di soltanto 1 giorno e stavamo parlando di un cambio capitolo, mentre qua che stiamo parlando soltanto di un cambio stagione ci sta un downtime così lungo? Beh, molto molto strano. Da quello che si sa, comunque i leaker hanno affermato che non ci sarà una nuova, cioè non ci sarà un nuovo capitolo, quindi non ci sarà una nuova season 1, ma avremo semplicemente la season 5 del capitolo 3. Infatti sono state leakate ancora 8 collaborazioni che arriveranno nel capitolo 3, quindi beh, ovviamente 8 collaborazioni non possono arrivare tutte quante in questa stagione 4, perciò vuol dire che a qualche season ancora del capitolo 3 ci sarà sicuramente. Da voi. Per quanto riguarda questa domanda, ovvero del perché per 2 giorni non potremo giocare a Fortnite tra la stagione 4 e la stagione 5, ho provato a dare 2 ipotesi, diciamo 2 risposte, che ovviamente poi voi mi farete sapere nei commenti quale secondo voi è più sensata, quindi mi raccomando ascoltate bene adesso. Bene, la prima ipotesi riguarda il fatto che ci sarà davvero un cambio capitolo, ma come detto prima è molto improbabile visto che i leaker stessi hanno detto che non ci sarà o comunque questa cosa è stata smentita. La seconda
seconda invece riguarda un cambiamento assurdo nella nuova season. Cioè un cambiamento talmente grande, con talmente tante novità, che sarà necessario addirittura un downtime di 2 giorni per poterle aggiungere tutte quante. Oppure ho winnato la partita, assurdo. Ma mi ha toccato minare da mouse e tastiera perché da pad non sono capace. Quindi appunto, come detto, queste sono le teorie. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ma raga, c'è anche un'altra notizia che vi devo assolutamente dire. Esatto raga, infatti oltre alla nuova stagione 5, oltre al nuovo evento finale, arriverà anche la nuova Creative 2.0. Circa a metà dicembre dovrebbe uscire e cambierà Fortnite in un modo che non abbiamo mai visto prima. Infatti sarà possibile fare delle cose davvero assurde e probabilmente l'Epic Games stessa punterà più sulla creativa da ora in poi, cioè da quando uscirà la creativa 2.0, rispetto alla battaglia reale. Questo non vuol dire che la battaglia reale sarà abbandonata, ma la nuova creativa 2.0 ci permetterà di importare delle cose mai esistite su Fortnite direttamente da internet. Questa cosa ovviamente si potrà fare soltanto da PC, perché da console non si possono scaricare le cose, ma sarà proprio disponibile una real editor, ovvero praticamente potremo modificare il gioco, modificare le mappe creativa proprio con un editor di Unreal Engine, che sarebbe il motore grafico con cui è fatto Fortnite. Quindi ci sarà proprio questa modalità molto sviluppata, molto complessa, e non sarà più un gioco e basta, diciamo che sarà proprio come sviluppare un gioco. Si potranno praticamente modificare le montagne, modificare i corsi d'acqua, appunto ci saranno tantissime possibilità di mettere dei modelli 3D e cose del genere, che si potranno anche scaricare, come già vi ho detto prima. Io sono veramente in hype. Se lo siete anche voi, mi raccomando, like, iscrizione in questo momento, codice creatore Nax con X nello shop di Fortnite per comprare il nuovo skin di Halloween oppure il nuovo post battaglia. Mi raccomando, ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzuoli.